Benvenuti in un nuovo video, eccoci qui con un nuovo video versus. Allora, se mi state chiedendo che tinta indosso, questa è praticamente la tinta che vi ho fatto nell'ultimo video, penultimo video vlog, dove vi mostravo anche gli acquisti con il Black Friday. Non mi ricordo il numero della tinta, ma ve la lascio scritta qui. Comunque questo colore è spettacolare, sono veramente belle belle, sono tipo le liquid di matte, una cosa del genere di Wycon. Ma non stiamo oggi a parlare di questa cosa, volevo mettermi anche il cerchietto ma non si vedeva, quindi ho detto va bene, niente. Poi vabbè, più là vi parlerò anche della mia postazione per i video natalizia che è crollata. Poi ve ne parlerò. E niente, quindi torniamo al video, già l'avete detto dal titolo che oggi proveremo i Kinder Sorpresa. Allora, praticamente io non andavo a fare la spesa dall'Eurospin da sola da tantissimo tempo. Di solito, visto che non ho molto tempo, o chiedevo a mamma di andarmi a prendere determinate cose, oppure le prendeva lei di sua spontanea volontà. Quando è stato giovedì mattina che stavo registrando il video, quindi ieri, della challenge mangio solo cose marrone, ho visto alla cassa, mentre avanti a me non si capiva che cosa stava succedendo, mi sono voltata e ho visto l'oro, era l'unica confezione. Ho detto oh mio Dio, ma non sono gli originali, sono un po' i tarocchi, che io sinceramente non ho capito che marchio è. Madagascar, boh. Comunque ho trovato questi che non sono della Kinder e quindi ho pensato subito di fare un versus, visto che ci troviamo anche a tema, e poi ovviamente ho preso anche gli originali della Kinder. Se questa tipologia di video vi piace, mi raccomando, supportatemi con un pollice in su, iscrivetevi al canale e io direi di andare subito a provare questi qui, che sono i tarocchi. Inizio prima dai tarocchi, così ho da avere proprio a bocca pulita e non tipo con già il sapore di quelli originali. Allora, si presentano così, oh. Sì, comunque è Madagascar. Vediamo. No, boh, profumo proprio cinese, cioè tipo quel cioccolato scadente. Eccolo qua. No, andiamo a assaggiare. Oddio, non posso dire che non è buono, perché alla fine tutto sommato è buono per essere comunque un fake. Però non mi viene in mente di che cosa sa. Il cioccolato è molto più sottile, ma proprio di tantissimo. Cioè, guardate, è proprio una sfoglia. Sottilissimo. Però posso dire che è molto buono. Per essere comunque un fake, non è quella cioccolata scadente, sfumata. Questa cosa no. Non mi viene in mente di che cioccolato sa. Però posso dire, io mi sto insuzzando col rossetto, che è molto molto buono. Sinceramente mi aspettavo di peggio. Questa cacchetta, il polipo, che c'entra con Madagascar? Dettagli. Andiamo con l'originale, che ovviamente sappiamo già, le mie cuginette impazziranno, perché poi le darò a loro. Ecco qui, vabbè, solita confezione. Però se non mi sbaglio le dimensioni sono più piccole, questo è più piccolo. No, Giulia, stiamo là. Mi sono flashata. Allora, apriamo. Qua il cioccolato già si sente, si vede che è più spesso. Sì, oh. Ah, il profumo è Kinder. Lui
Allora, su questo prevale di più il latte. Invece su quell'altro là di più proprio il cioccolato. Questo tantissimo di latte. È molto buono. Cioè, vabbè, si sapeva pure. È un castoro. No, sì. A sorpresa, a Kinder ha vinto però. Questo non mi ricordo quanto l'ho pagato. 1,50 euro. Non ricordo, ma se non sbaglio un euro e qualcosa. Invece questo stava la bellezza di 4 euro. Quanti ce ne escono dentro? 4. Sì, 4-5 euro. Comunque, spettacolare. Allora, io se vi devo dare un voto, se vi dovessi dare un voto, allora, fake, io un bel 7,5 glielo do perché sinceramente è buono. Ovviamente gli date a un bimbo, lo etto te lo dice subito. Ah bella, ma 2 euro in più lo potevi spendere e mi compravo l'originale. Ci sta sta risposta perché proprio a gusto si sente proprio che è completamente diverso. Però vi posso dire solo perché quello della Kinder prevale di più il latte perché altrimenti stiamo là. Però posso dire che loro, Madagascar, non riesco a capire il marchio, però penso Madagascar o Utitz, vabbè, comunque, loro hanno fatto un'ottima scelta perché comunque secondo me non hanno usato un cioccolato scadente che si sentiva tipo di aperto e rimasto nel mobile. Questa è la mia spiegazione per descrivervi il cioccolato. Invece la Kinder è Kinder e io quindi alla Kinder gli do un 8,5, anche proprio come sorpresa. Però ovviamente cosa pretendiamo che ho pagato? Un 50 centesimi, un 40 centesimi a ovetto, se ci facciamo il conto, a differenza di un ovetto che costa sulla media 1,50 euro, non so quanto può costare singolarmente 1 euro. Di solito io prendo sempre le confezioni, quindi diciamo 1 euro a testa, quindi c'è questa piccola differenza di una mega sorpresa e di una mini 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 sorpresa. Ma i bimbi si accontentano perché devono mangiare il cioccolato. E quindi niente, spero che questo versus vi sia piaciuto. E quindi devo dire che complimenti a Madagascar. Solo che la sorpresa un po' meno tarocca, grazie. E quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!